Io vengo da una formazione un po' rigida che ho applicato anche in musica, per cui, capito, bisognava stare in studio, tutto fatto in una certa maniera per ottenere un certo risultato. Quando ho capito che in realtà lo stesso risultato, ovviamente poi a casa non è che eravamo, cioè c'era una situazione professionale, Certo. però lo stesso risultato poteva essere anche meglio. Se aiutato da un'energia un pochino più rilassata, meno impostata, comunque quando vai in studio, soprattutto in certi studi che comunque servono, cioè non voglio fare poi quella che non serve andare in studio, anzi è fondamentale, però riuscire a avere le due cose insieme ha permesso di avere diciamo tutto quello che serviva a livello tecnico dalla fase in studio, ma anche una parte proprio di energia che è stata messa nel disco, di rilassatezza che non avevo mai provato prima. Ed è stato veramente utile sia perché poi ricordo tutto il processo di lavorazione al disco con un sorriso gigante perché ho proprio degli aneddoti belli, sia perché ne ha giovato proprio a livello musicale. Abbiamo fatto molti più esperimenti, non avevamo il tempo, no? In studio vai, arrivi alle 10 e poi alle 8 magari. Super. E invece no, lì è stato proprio che a un certo punto ci fermavamo, guardavamo la partita, poi aspetta, però mi è venuta un'idea, quindi anche alle 3 di notte. Comunque è stato molto bello, è stata un'esperienza stupenda. Perché questo disco alla fine l'ho scritto tutto a casa, in Ok. parte a Bologna, in parte a Milano, in parte nella mia Brianza, però comunque è stata una cosa molto. Poi dopo sono subentrate anche altre persone, ma non nella scrittura originaria, no? Cioè anche laddove ho firmato il pezzo o i pezzi con qualcun altro, sono stati interventi post. Quindi tutti i pezzi sono nati da sola o davanti a un pianoforte o davanti a uno schermo del computer, perché comunque Certo. inizio ad arrangiarli, o davanti a una chitarra, però in solitudine, ma non una solitudine triste quanto una solitudine di riflessione. È proprio, guarda, la parola giusta l'hai detta tu, è molto intimo. E poi sono contenta che in realtà, ecco, siano anche subentrate altre mani, perché comunque a me piace, diciamo, a parte l'ultimo pezzo che è proprio un voce chitarra, sono contenta ci siano anche altri musicisti, perché diciamo, non volevo comunque fare un disco troppo intimo, no? Troppo intimo nei temi, ma non nelle sonorità. Guarda, la title track è stata non la prima, ma la seconda canzone che ho scritto di questo disco. Ok. E poi, cioè, a me succede sempre così, ma credo che sia una cosa abbastanza comune. Inizi a scrivere, fai, e poi dopo c'hai, in questo caso, Sconosciuti Superstar, un pezzo che ti indica un po' una strada. E perciò, quando è uscito quel pezzo, io subito ho pensato, ok, il mio disco che non esisteva, perché c'era un altro pezzo, che è l'ultimo, quello voce chitarra, e basta, però ho detto il mio disco si chiamerà così, si chiamerà Sconosciuti Superstar, e quindi da un lato mi ha dato appunto una strada anche per le, insomma, le analisi poi che ho fatto in questo disco, che sono personali sicuramente, ma anche un pochino più rivolte, no? Rispetto al disco precedente che era proprio solo introspettivo, qui ho aperto gli occhi, ho aperto la finestra, ecco. E poi comunque mi ha dato una strada in generale, poi mi sono anche discostata, non è stato molto dolce, ecco, è stato un pezzo che è arrivato e in maniera molto dolce, ma ha detto ok, lì se vuoi c'è qualcosa, se prosegui, ed è stato un po' catartico. Ho capito, diciamo in generale, ma anche a livello umano, mi sono tolta di dosso delle convinzioni che nascevano più da insicurezze rispetto che da, insomma, dei dati di fatto, di realtà. E tra queste convinzioni, appunto, c'era il bisogno di avere, magari per coprire delle insicurezze mie, delle sovrastrutture su vari livelli, no? E tra queste c'era sicuramente il fatto di avere necessariamente dietro un apparato che in realtà, per come sono io adesso, non mi serve, ma appunto anche a livello umano, magari
sono più a contatto, ecco, con certe cose che prima avevo un po' paura di affrontare o che pensavo di non essere in grado di affrontare. Quindi sì, c'è anche un'evoluzione umana, come hai detto.